la trattativa è alta perché dopo gli ultimi giorni di mercato sono andato a parlare col direttore del Sassuolo. Gli ho fatto capire che io volevo giocare, cioè qua non penso di avere tantissime occasioni in Serie A. Quindi gli ho chiesto se potevo andare a giocare. Lui è stato molto bravo perché mi ha capito. È stato un bravissimo perché poi ha legato proprio per l'apporto con l'Ascoli, così poi ho discusso con i miei procuratori, ho parlato anche con il direttore sportivo, con l'Ascoli, e lì mi ha fatto capire che qui c'è un bel progetto che loro puntano ad andare in alto. Io, riguardando la partita col Frosinone, oppure guardando anche le partite dell'anno scorso, la società la conoscevo già un po'. Io qua sono stato proprio contento di venire qua perché so che qui si possono fare grandi cose con il mercato che hanno fatto. Si è visto che l'Ascoli quest'anno non vuole fare un campionato, cioè, di salvezza, vuole fare un campionato da puntare in alto per andare il più alto possibile. Io voglio quello, cioè, vogliamo tutti questo e tutti i giorni lavoreremo per andare il più in alto possibile quest'anno. I punti di forza sono la fisicità, tecnica, velocità. Secondo me devo migliorare sul punto tattico e anche magari concentrazione un po', perché a volte c'è un po' di cali di concentrazione, però sono tutti punti che si possono migliorare in allenamento. Certo che a destra è più comodo, però a sinistra mi trovo anche bene, perché tanto mi alleno un giorno per quello e quindi destra e sinistra non è che cambia tanto. Alla fine difendi e imposti. È certo che la concorrenza c'è dappertutto, poi in allenamento giochiamo tutti insieme, ho difeso con Brosco, Valentini, Riga, cioè sono tutti difensori bravi, non è che mi trovo bene con uno o con l'altro, mi trovo bene con tutti perché alla fine in difesa ci vuole sempre la comunicazione, quindi quando parli con il centrale di parte, sì, vi state bene, certo che poi fai bene in partita e in allenamento. Ah, stiamo lavorando duro, cioè con la concentrazione giusta, l'atteggiamento giusto. Secondo me siamo pronti per la partita di sabato e non vediamo l'ora di essere sabato.